Settimana scorsa abbiamo salutato il nostro ospite, non l'abbiamo salutato proprio bene. Ed ecco a voi il maestro Luciano Ravasio. Anche maestro, No? professore. Professore. No, dai, io scherzo. Pensionato. Pensionato, umarel. Allora, il treno della vita ci porta a parlare di un treno, di una Sì, ma canzone. guarda, i treni in Bergamasca erano della Val Seriana, dove viene Bau o Bau, Bau, che è il nome Dario, del nostro regista, regista. ma c'era quello della Val Brembana che è nato dopo. E vuoi credere che le canzoncine parlano solo quello della Val Brembana? E dice sul trenino di Valle Brembana, Bergamaschina. Quando vedo te non lo so perché sento il mio cuor palpitar e la testa pian piano girar sul trenino di Valle Brembana. Bella bambina, se mi guardi tu non resisto più di poterti dire tesoro, non mi far palpitare In che anno d'amore. è venuto Qui questo? siamo 1950, però il discorso storico è alla rovescia, nel senso che quello che è nato prima è il trenino della Valle Seriana nel 1800, sicché i politicans Menaturù, quando facevano la campagna elettorale in Val Brembana, dicevano sempre: vi porteremo il treno! Ah, quindi è rimasto quello, vi No, porteremo il vabbè, il treno. treno poi l'hanno portato nel 1906. Adesso proprio perché il nostro Dario diceva: vabbè, qui parla solo di Val Brembana. Va detto che c'è anche una canzone sul trenino della Valle Seriana e la faceva il coro Incas, che era di Fiorano al Monte. Fiorano al Monte sarà così, è vicino a Gazzaniga, insomma, che faceva: vien giù il trenin dal monte, che forte che va, che forte che va, vien giù il trenin dal monte, domani arriverà. E invece c'è il trenì di Luciano Ravasio, che com'è? Che magari non sai Perché? che l'abbiamo. Beh, la sentiamo che è meglio, perché ti spiego. Il trenino della Val Brembana, che è quello che fa il testo poi, viene inaugurato nel 1906. Viene, diciamo così, perfezionato, allungata la linea nel 29, viene portata fino a Piazza Brembana e poi nel 66 di colpo dicono che, insomma, non serve e smantellano il tutto. Il famoso buttare via il bambino con l'acqua sporca, Esatto. pensa all'utilità che avremmo adesso. Allora nel 2006 fanno il centenario, giustamente il centenario della La ferrovia ferrovia, e la e io recuperano. scrivo la Ah, quindi nel canzone 2006. del trenino che adesso andiamo a Allora, sentire. anche questo, come le altre puntate, è un brano registrato dal nostro Valerio Pelliccioli. A Teatri di Treviglio del Che non mi 2012. ricordo più, fa Fate ne conto. conto, andiamolo. Intacca in safe. Intanto sei. Passo che in galleria, sulla San Pellegrino, guate un macchina in cua, ma che svele la fine, arde in metter de fuga un missile display, scappa via Saresnei, stessa Olmo e suoi brans, a Pasdomi cammina, Croce suo San Joan Bianchi, che festù della spina, con la banda in campagna su un'ala legressa, senza un'ombra di fressa, tacchi un labbro per mia, essere io c'è memento treni, banda trompa curia, vena sa San Martì, in carrozza sgudi e tutto il bello della hall, le volte pa pensa che il treno che il fila 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 che mi giù manca fia sottrae la brembita messo il boschi in canta a sedrina set buccia le vie sotto i Grand Hotel, Santa
dal suo sciure in prima classe, ombre di guance capel. San Juan lena al treno se pulle in tappassa, basta sognan se a piazza, piazza, ma si scende si perì. De gomma, che disaster gli affaccio, industrie, traffe, turismo, chi sarebbe figura, che restati brandei della esferovia, pensa in cuon galleria, desino scocodrilli, brombe la tranquilla, ma sapendo che ria, ma sapendo che ria. La Manuela Carrara. Brava, brava, è stata poi. Intanto c'era quel, faccio vedere quel siparietto tra lui e il Beppi. Dove fingono di bisticciarsi. Ah, beh, beh, ma perché bisticciavano davvero. Bisticciavano davvero. Forse memory di qualche trascorso amoroso, ah, lo sì. So, beh, io no, non penso. Oso pensare non anche penso. Quello. No. Allora, dicevi, questa canzone? Ma questa canzone è nata un po' così per l'occasione del centenario, ma in realtà me l'aveva suggerita un signore molto tempo prima, ma... è vero che ci vuole in qualche modo l'ispirazione, io non so cosa sia l'ispirazione, ma certamente è il momento in cui tu trovi la concentrazione giusta per realizzare un certo prodotto. Cioè, dopo questo suggerimento magari di 5 anni prima, ho trovato solo in occasione di questa manifestazione lo stimolo per scrivere il brano, che è fatto come blues, eccetera, eccetera, che si inseriva a mia insaputa poi in una tradizione, perché c'era questa canzone, ti dicevo, del trenino di Valle Brembana, certo, che io non sapevo esistesse allora, e ho scoperto che esisteva perché l'Eco di Bergamo, sempre in occasione del centenario, aveva pubblicato l'articolo di un signore che aveva questo padellone 75 giri ancora, con la canzone del trenino di Valle Brembana. Ma spieghiamolo ai giovani che 75 giri è un disco in... vabbè, sempre in vinile. In vinile, però grosso e pesante. Dopo io non so se ci sono ancora i giradischi col 75, perché c'è 33, 45... 78. 78 era, 78. Vedi, ho già sbagliato. 78. Vedi, 78. 78 giri. Siamo rimasti a 68 noi. Vabbè, comunque c'erano questi giri in più. E lì pubblicato la canzone, io l'ho ripresa e dopo ho fatto anche la mia. Diciamo. Un minuto e 50 secondi. Un minuto e 50 secondi. Scusami, no, sto guardando. No, ne abbiamo ancora. Ne abbiamo ancora. 4 Beh, minuti. Ovviamente il trenino da Brembana forse ha più notorietà di quello da Valle Seriana, sempre per scusarci con Dario. Perché poi la sosta classica era San Pellegrino. Che era il casino? San Pellegrino, casino, Grand Hotel. Il casino non c'è più, certo. Ci sarebbe, ma stanno aspettando. Senti, ma voi, che ogni tanto te lo dico, chiudiamo con una canzone, come posso dire, non oscena, no, oscena no. La Badante? No, quella della... Quella della Tuni del Lach. Ma quella è un po' difficile da fare, perché poi era nata giusto sui suoni e non tanto come una trama specifica. Anche lì magari tu senti uno che dice Giovanni del Lach, Santa Fo del Lech. Allora io ho fatto... Ah, l'avevi giocato sui Giovanni suoni. Giovanni del Lach, dai Santa Fo del Lech. Che era un mungitore. Me da sol luce che te che so io c'è. Al sole noce te siamo venuti, ma attacca tirate te fino a che te sei coccio.
Perché fa il mungitore? Sì, lui fa il mungitore, poi scopre di essere gay e dopo va a mungere i tori alla fine. Ma quella è una trovata tanto per arrivare per in fondo, perché quello che mi suggestionava di più erano i suoni ech, ach, ich, och, che fanno parte comunque della tradizione bergamasca. C'è un sonetto di uno... un conte che, come conte, come i pensionati che ne gode fa, scriveva i sonetti, e scriveva uno che diceva: e sguadagna, e scondanaccia, denta, e c'è stropa in semba che c'è, se gai pratica, se fai cavrinaccia, mon se gai pech, e da fuori in valta ech, che era valta reggio, a ento lach, ma ia qua chi sbrodace, poi in dall'ecci reggio come bagheccia fa di ach. Vedi che è tutto così. Abbiamo leggermente sforato. Grazie, siamo già andati oltre, siamo andati colpa oltre del conte Benaglio. Ma no, ma guarda, lo sai che oggi continuo a sbagliare i tempi? Orco, ma okay. No, non scherzo, dai, è ancora, ancora un paio di minuti, dai. Eh beh, dice, troppan se baghezza, fa di at, transen compagni di gaccio, nil des cec, per viga sotto al tec, la cadi match, fa il pioc. Allora, ci rivediamo, spero presto, dopo le ferie. Cosa in ballo adesso, cosa stai facendo? Ma io onestamente vorrei fare lo scrittore, come ti dicevo. Ah, quindi come hai già detto, sì. No, vabbè, ma qualcosa si farà. Sentivo appunto Ricky Anelli recentemente, lui mi diceva: ma no, ma facciamo ancora qualcosa, gli arrangiamenti te li faccio io, e beh, conviene perché resta qualcosa, ma perché no, se scripta manent verba volant. Perché dai, non facciamo qualcosa insieme? A noi possiamo fare un bel pranzo insieme. Beh, dopo magari andiamo, si fa anche alla spettacolo. Trattoria del Sole di Mozzanica. Di Mozzanica. Vino buono, grappa buona, mi dicevi. Sì, anche il resto. Ma io sto cercando di dimagrire, sai. Anche me. Anche te. Infatti mi tengo sempre la chitarra davanti, così sono magro. Va bene, allora adesso cercherò di coinvolgere anche il Beppi, così ritorniamo a ricostruire la vecchia compagnia. E un ringraziamento a Luciano. E grazie a te per avermi invitato. E un saluto a tutti i telespettatori e naturalmente dal lunedì al sabato sempre in onda con voi. Arrivederci.